Salve a tutti i lettori di androidblog.it, oggi ci troviamo in compagnia del THL-V11 e stiamo provando la videocamera posteriore da 13 megapixel che monta questo dispositivo. Come potete vedere la qualità della ripresa video è abbastanza buona, anche se comunque manca della messa a fuoco durante la registrazione video. Come potete vedere, anche lo zoom è permesso durante la registrazione ed è possibile arrivare fino a 4x con un risultato più che scadente quando zoomiamo al massimo. Proviamo subito un controluce e come vedete non riesce ad adattarsi pienamente il dispositivo, infatti vediamo qui un'immagine completamente bianca. Vediamo invece se lo stabilizzatore si comporta in miglior modo e la resa è abbastanza buona.